Ciao. Qui a Vo si cammina. Tutti aspettano la conferma dell'apertura dei varchi, che è prevista per domani sera a mezzanotte. Dai cellulari degli abitanti di Vo la videocronaca di quelle che dovrebbero essere le ultime ore di quarantena. Così sperano tutti. Le strade restano vuote, ma le file ci sono da ieri per il secondo tampone, raccolto su base volontaria. 1.100 cittadini nella scorsa giornata, altrettanti oggi, per un esperimento unico che potrebbe essere molto utile a capire come si è diffusa l'infezione, la sua capacità di riproduzione e le classi di rischio. Questo perché a Vo, in un momento molto vicino all'inizio della diffusione del virus, tutti hanno fatto il tampone. 70 casi positivi, il 2,5% della popolazione, più colpiti gli uomini. Adesso gli esperti si aspettano molto da questa seconda fotografia. È possibile per la prima volta dare a questa epidemia dei parametri numerici che sono indispensabili per capirne l'evoluzione nel tempo e allo stesso tempo per verificare se le misure di contenimento hanno un impatto. Dai primi rilievi sembra di sì, perché non si sono più registrati casi clinici. Intanto domani riaprirà l'ospedale di Schiavonia, chiuso dal 21 febbraio scorso, quando si è verificato il primo decesso da coronavirus in Veneto. In quarantena i 450 medici ora dovrebbero tornare al lavoro, i negativi al tampone, e saranno costantemente monitorati. È stata accolta la nostra linea, dice il presidente della regione Zaia, e questa è la giornata in cui il Veneto registra due nuove vittime: un paziente di 69 anni ricoverato a Padova e un anestesista dell'ospedale di Porto Gruaro che aveva contratto il virus mentre era ricoverata a Mestre per combattere un'altra grave malattia.